den Raum. Si tratta di due piccole opere che erano completamente annerite. Immaginate che non si riusciva nemmeno ad identificare il soggetto che vi era figurato. Quindi è stata anche un po' una scoperta e una scommessa per le intenzioni della RAN, quindi l'aspetto così più di riconoscimento devozionale. La speranza era quella di trovare una raffigurazione di una Madonna. Infatti per fortuna è stata trovata, adesso la vedremo tra pochi minuti, e dall'altra parte invece sempre per invece anche l'interesse più così storico artistico della città è stato trovato un soggetto, un San Giacomo, che è proprio caratterizza molto questa zona della città in particolare. Questa Madonna e questo santo, San Giacomo, che è poi il santo dei pellegrini, no? E ha già fatto un piccolo miracolo, perché qui oggi ci siamo riuniti, persone che da anni si combattono, anche se ci combattiamo sempre stati amici fra di noi, quindi c'è questo miracolo di tolleranza e di convivenza che ci fa tanto piacere. Ecco, poi penso anche che tutti noi dobbiamo essere un po' restauratori di qualcosa che altrimenti non si riconosce più. Questa città ci appartiene, la relazione, l'amore per questa straordinaria città e per la convivenza ce la fa restaurare, ci fa ritrovare tante immagini che altrimenti non si riconoscono più. Mi fa molto piacere che oggi si scoprano queste due immagini restaurate, perché il nostro quartiere Santo Stefano è pieno e ricchissimo di immagini più semplici, immagini un po' più sofisticate, immagini diciamo di soprattutto di Madonne, quindi è molto bello oggi, molto bello trovarci qui tra tante persone così diverse, e grazie ancora a tutti coloro che hanno collaborato al restauro e a tutti coloro che lo hanno voluto fortemente e realizzato sostenendolo in ogni modo. Grazie. Io voglio solo ringraziare i cittadini della zona per questa bella giornata, perché tutte le volte che splende il sole qua succedono delle cose importanti, perché come qualcuno ha detto qui la collaborazione civica è ancora più difficile, e voi tutte le volte che ci chiamate dimostrate che è possibile. Volevo ringraziare anche la Petroniana e la Chiesa di Bologna, perché insieme stiamo facendo alcune cose importanti, l'abbiamo detto ieri in conferenza stampa. Questa Run for Mary è un'occasione per visitare la città e far conoscere le bellezze culturali che tanti anche visitatori da fuori stanno riconoscendo. E a proposito di cammini, io ho portato le scarpe da ginnastica come assessore allo sport, il vescovo è arrivato in bicicletta, quindi siamo pronti per correre. Grazie a tutti! Scopriamo ora le immagini. Grazie.